Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dal colore di narrativa. Oggi proveremo a parlare degli elementi strutturali di una storia. 1. Il genere. Giallo, fantascienza nella declinazione hard sci-fi o fantasy o fantascienza lontana, romance, storico, horror, oltre alle loro ibridazioni. 2. Trama, che si distingue in fabula ed intreccio. La fabula è la storia in sé, così come si svolge cronologicamente nei suoi fatti e divenire. L'intreccio è come l'autore vi racconta la storia e quindi le sequenze della fabula possono non seguire il loro sviluppo naturale cronologico, specie se ci sono dei flashback. 3. Personaggi. Sono i soggetti che sono coinvolti nella storia, possono essere protagonisti, comprimari, comparsi, antagonisti. Ecco, se state sperimentando test nella dimensione del racconto, nel racconto la scrittura deve essere asciutta, non c'è spazio per digressioni inutili. La favola deve continuamente progredire in avanti. Non c'è spazio in un racconto per tantissimi personaggi che finirebbero per disorientare il lettore. Se scrivete racconti di climatic fiction, ci saranno personaggi principali, pochissimi personaggi secondari ed eventualmente qualche comparsa. Il protagonista, oppure i protagonisti, meglio se uno, al massimo non più di due, potranno avere indirettamente un antagonista, forse qualche aiutante dell'antagonista, ma a meno che non vogliate ibridare la favola nel genere spionistico, non ci sarà spazio in un racconto per il falso aiutante. Obiettivamente in un racconto c'è poco spazio per trame complesse, non c'è spazio in un racconto per divagazioni o descrizioni chilometriche per allungare la broda. In un racconto il numero dei personaggi deve essere ridotto all'osso, uno al massimo due, con qualche personaggio secondario. Tutti i pochi personaggi, diciamo, servono solo se sono strumentali alla favola. In un racconto più personaggi metterete, più finirete per disorientare il lettore. La caratterizzazione dei personaggi deve essere fatta in un racconto cercando di fare economia di parole. Se un personaggio serve alla favola, si tiene, se non serve alla favola, lo si taglia. I personaggi servono alla favola e per servire la favola i personaggi vanno caratterizzati. In un racconto non c'è molto spazio. Quindi il metodo più rapido per caratterizzare un personaggio in un racconto è dare descrizioni molto asciutte e precise, ma allo stesso tempo generiche. Descrizioni precise servono perché definirete ciò che è un personaggio, in quanto queste sono le qualità che serviranno alla favola. Quello, diciamo, del personaggio che non serve alla favola, ecco, lasciatelo generico e lasciate che il lettore lo immagini un po' da sé come gli pare. Poi il personaggio dovrà rimanere ovviamente coerente con quanto definito per tutto il racconto, a meno che non vogliate introdurre qualche colpo di scena, seminando però allora nel racconto brevi indizi, palindromi, prima del colpo di scena. Descrizioni brevi, dialoghi e modi di dire saranno sempre accoppiati ai gesti e al linguaggio del corpo, che aiuteranno a disegnare con poche pennellate il personaggio, per sperare che questo appaia credibile e plausibile dentro la storia ed inizi così a vivere nella mente del lettore. 4. Ambiente. È il luogo oppure i luoghi dove si dipana la favola. Certi generi di narrativa come il giallo, il romance, l'horror, eccetera, ecco il luogo non ha nessuna particolare funzione, non impatta nella favola, che in un remake potrebbe essere trasposta in un altro luogo senza modifiche o con modifiche veramente minime. Anche nel fantasy quanto nella fantascienza lontana in stile Star Trek, ecco, giusto per incapirsi al volo, il luogo dove si svolge la favola non ha nessuna importanza.
in quanto l'artificio della magia oppure la tecnologia black box aiutano sempre l'autore a sbrogliare situazioni impossibili e senza uscita, a cui il lettore non fa mai obiezioni mentali, perché nel fantasy la coerenza di un contesto oppure di un mondo, ecco, nel fantasy la coerenza di un mondo e di un contesto non interessa a nessuno, essendo la caratteristica principale del genere fantasy e della fantascienza lontana proprio la violazione logica e sistematica e continua della coerenza del mondo inizialmente dichiarato. In altri generi letterari come l'hard sci-fi, cui la climate fiction è un sottogenere, ecco, l'ambiente è invece fondamentale, dato che impatta sulla favola in modo molto importante, tanto quanto lo sono i personaggi, e diciamo quindi non esistono mai situazioni impossibili. Non esistono situazioni impossibili perché ogni situazione sarà credibile e plausibile nel mondo in cui appunto si è dichiarato la favola. Se la favola quindi all'improvviso svolta per delle ragioni fisiche, per un contesto geografico dell'ambiente o per delle reazioni degli altri personaggi, finendo quindi la favola in un vicolo cieco senza uscita, in cui ecco il personaggio principale non ha poi molto più da, diciamo, da poterne uscire, ecco, non c'è molto di cui discutere, il personaggio termina il suo ruolo nella favola perendo, perché nella climate fiction, che è un sottogenere della hard sci-fi, non possono esserci violazioni logiche del mondo che si è inizialmente dichiarato. Si diceva che la favola e l'intreccio possono divergere, ecco, se nell'intreccio ad esempio ci sono flashback oppure flash forward. Nell'intreccio con il flashback pezzi di favola saranno posticipati, invece nel flash forward saranno anticipate briciole di favola, incasinando l'ordine temporale degli eventi, che invece nella favola è rigorosamente scandito dal tempo e dagli accadimenti. L'intreccio è quindi come l'autore vi racconta la storia, ossia l'intreccio è come l'autore dispone la favola in modo diverso raccontandola al lettore. Il ruolo dell'autore è fondamentale nell'intreccio, dato che è colui che scrive la storia in un componimento scritto. Ma l'autore deve scomparire nel testo, al suo posto compare una nuova figura, il narratore. L'intreccio è composto quindi da tre elementi strutturali: narratore, tipo di plot, tecnica letteraria. L'intreccio è un componimento scritto composto da parole in cui il narratore, tipo di plot e tecniche letterarie definiscono strutturalmente l'intreccio. Oggi parleremo quindi del narratore e dell'intreccio. Se volete approfondire i vari tipi di plot nell'intreccio, come plot di azione, plot di personaggi, plot di pensieri e gestione dell'infodump, ecco, ci ho fatto vari podcast sopra e potrete riferirvi a quelli. Se volete approfondire cosa sono le tecniche letterarie dentro l'intreccio, ci ho fatto un podcast sopra, potrete riferirvi a quello. In questo podcast ragioneremo appunto del narratore dell'intreccio. Il narratore è la voce narrante, può essere uno in prima persona ed è semplicemente uno dei personaggi che narra la storia. Questo è il punto di vista che a me piace tantissimo. Il Virgilio del racconto che porta per mano il lettore attraverso la storia. Il Virgilio del racconto che tiene per mano il lettore, che però è in realtà il Dante della storia che narra in prima persona la sua storia. Il narratore in prima persona avrà accesso a ciò che sa, sentimenti, pensieri ed azioni, se vorrà condividerli in tutto o in parte con il lettore. Ovviamente il narratore in prima persona avrà accesso agli eventi tramite i suoi cinque sensi, se non saranno menomati. Ma il narratore in prima persona non potrà mai dirvi niente sui veri sentimenti e i pensieri degli altri personaggi, che invece compariranno ai suoi occhi solo con discorsi e gesti non verbali, ma nient'altro. Oppure
il narratore può essere in terza persona e quindi un narratore esterno. Questo può essere di vario tipo. 1. Un narratore onnisciente. Immaginatelo come un dio del racconto. Dio che tutto sa e tutto vede nel racconto, spostandosi avanti, indietro nel tempo, a prescindere dai fatti passati, presenti e futuri. Perché il dio del racconto già conosce tutta la storia. Il dio del racconto ha accesso a tutti i pensieri e tutti i sentimenti dei personaggi. Ecco, detto tra me e voi, a me questo punto di vista non piace per niente, perché fa apparire la storia falsa ed irreale, come se tutti i personaggi fossero degli stupidi pupazzetti che a loro insaputa applicano una trama che sono stati destinati a recitare. I personaggi non hanno libera scelta, non hanno libero arbitrio, quindi non potendo scegliere, a mio avviso, ecco, nemmeno sarebbero responsabili delle azioni e scelte compiute. Oppure, 2. Il narratore può essere quindi esterno e non onnisciente, ma focalizzabile sui personaggi. Immaginate questo narratore come una telecamera invisibile, dotata di sensori sofisticatissimi. Quindi la telecamera invisibile, sin dall'inizio del testo, proprio come il lettore, non conosce la storia. Non potranno esserci flash forward, ma al limite dei flashback. Essendo il narratore esterno non onnisciente, focalizzato sui personaggi, ossia immaginatevi una telecamera invisibile dotata di sensori sofisticatissimi, ecco, questa telecamera conoscerà la storia man mano che questa si dipana in azioni, frasi e gesti, ma la telecamera invisibile, tramite i suoi potentissimi sensori, potrà anche avere accesso temporaneo a pensieri e sentimenti di ogni personaggio, disvelando al lettore gradualmente ogni personaggio nel temporaneo punto di vista che la telecamera assume. A me questo punto di vista piace moltissimo, perché permette di spostare il punto di vista, permette al lettore di mettersi nei panni degli altri coprotagonisti della favola, permette al lettore di comprendere al meglio i contesti di climate fiction, ossia il ruolo dei comprimari o d'antagonisti, e permette di comprendere bene le dinamiche della storia che ne scaturiscono, che poi sono de facto il messaggio della favola. Oppure il narratore esterno non onnisciente può avere una focalizzazione esterna. 3, appunto. Ossia il narratore esterno non onnisciente, che ha una focalizzazione esterna, narrerà fatti, dialoghi e gesti, ma la telecamera immaginaria non avrà accesso ai pensieri, ai sentimenti degli altri personaggi. Ecco, a me questo punto di vista non piace, in quanto non è strumentalmente utile a comprendere al meglio gli altri punti di vista. Dato che il narratore esterno non onnisciente, focalizzato in esterno, non permette di fornire informazioni chiare ed univoche al lettore, e quindi non permette di mettersi nei panni degli altri punti di vista, comprendendo i contesti di climate fiction, ad esempio, quindi le azioni, le dinamiche della storia che sono sviluppate dagli altri personaggi che si muovono nel proscenio e quindi interagiscono nella favola. Per questa puntata super mega cervellotica è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.